Ma la settimana è andata bene, abbiamo lavorato bene, stiamo cercando di recuperare qualche piccolo intoppo tipo da gas o meazzi che sono disponibili, però vediamo se ne vale la pena rischiarli oppure no. Comunque fanno parte della partita, hanno avuto dei piccoli acciacchi, diciamo che non al 100%, ma hanno recuperato al 90%. E per la cani penso che lunedì faccia un altro controllo di questa ecografia, vedere a che punto a questo stiramento a che punto si trova e di lì di vedere se accelerare oppure di continuare il percorso di riabilitazione con altri tempi, senza accelerare le cose. Vediamo come sta lunedì. Quindi lunedì si capirà se ci sarà collaterale per il Belgio. Ma io penso di sì, io penso che con la Ternana lui ci sarà. Io penso, facciamo il controllo lunedì per vedere se può rientrare a Campobasso. Ad entrare, diciamo, se è in grado di dimostrare che lui è più utile rispetto a quegli altri che si sono allenati, perché poi io faccio sempre decidere il campo, non è che faccio decidere il medico che dice ha recuperato. Mister, buongiorno. Buongiorno. Quanto cambia? Lei dice che sono tutti isolari, ok, però le caratteristiche sono un po' diverse. Quanto cambia avere le caratteristiche per la cani o non averle, quindi avere quelle di Mulè o Brosco? Ma se noi ci poniamo questo problema, diventa un problema. Noi non dobbiamo porci il problema, ci dobbiamo porre quello che siamo. Tanto lui non c'è. Perché se mi pongo il problema, non c'è questo che uno è bravo a giocare con la palla, che è bravo a anticipare, è bravo a verticalizzare, allora diventa un problema e lo facciamo pesare. Io ho il mio alibi e la squadra lo percepisce e capisce che abbiamo meno possibilità di essere bravi rispetto ad altre volte. Invece sono cose che capitano, può darsi, sono convinto magari che Muller riesca, non so, molto bravo sul gioco aereo, a fare due gol sui calci piazzati, perché è fortissimo. E quindi ci manca una cosa, ne avremmo un'altra. L'importante è che la squadra sa che chiunque giochi è in grado di dare un risultato importante a Pescara. Mister, buongiorno. Quali insidie può nascondere una sfida testa a coda come questa per il Pescara? Come? Una sfida testa a coda come questa, no? Tra Sì, Pescara sì, sì. e... Quali insidie può nascondere, secondo lei, questa sfida? L'insidia è che tu pensi di essere primo e loro ultimo. Tutto lì. Anche mercoledì che abbiamo fatto un amichevole con una squadra di seconda categoria, non era importante fare una goleada, era importante giocare per allenarsi bene. Poi se nel fare tanti gol voleva dire che gli avversari erano non eccelsi, a noi non ci interessa. Noi ci interessa sviluppare quello che siamo in grado di fare noi. Quindi noi dobbiamo affrontare Legnano con lo stesso spirito che andremo a affrontare quelli più bravi. Dobbiamo essere sempre noi, perché se noi ci si pone quali sono i rischi, vuol dire che i rischi ci stanno. Tu non ti devi porre il rischio, ti devi porre quello che sei in grado di fare e di farlo bene. Perché se poi non sei motivato a farlo bene, allora vengono fuori i rischi. Ma mettere in allarme e dire c'è il rischio vuol dire che tu sai già che non sei in grado di gestire quella situazione. Invece noi dobbiamo allenarci senza pensare a niente. Cioè, partita per partita, situazione per situazione. Poi, una volta hai giocato la partita, sai perché sono andate certe cose. Pronti, ricordo che ha fatto debuttare in Serie A, non so se vuole dire qualcosa sul Contini, e poi ha aggiunto anche su questi 30 punti di distacco che sono tra le due squadre, ha detto Pineto ha vinto col Pescara, noi abbiamo battuto il Pineto, quindi punti di punti. Niente, ha fatto un esempio giustissimo, ha ragione quello che ha detto Contini, è un bravissimo ragazzo, sono felice che la sua prima volta in Serie A è stata con me, perché poi lui ha fatto un percorso importante come calciatore, come tutte quelle persone che si incontrano nella vita, ti entrano dentro al cuore e una volta che entrano non escono più, indipendentemente se le vedi o non le vedi. Per motivi magari di distanza, per motivi di lavoro, o perché purtroppo per motivi perché non ci sono più. Ma il cuore, non solo mio, penso anche di tutti voi,
si riempie di tutte queste persone, si riempie di tutti questi affetti, e ogni tanto quando viene poi di ritirare fuori questa persona, questo ricordo rimane più vivo, e quindi gli dico a Matteo che gli voglio bene, lui come tanti altri è sempre nel cuore e ora in questo momento è presente, perché poi domani lo incontrerò. Mister, ieri quando ho parlato alla vita con Fraiano ho detto una frase che mi ha fatto rabbrividire per l'emozione. Ha detto: perché credo nella serie B e nella serie A? Perché io guardo i miei ragazzi con gli stessi occhi con cui guardo i miei figli. È la verità, perché io ho capito che quello che il mondo esteriore mi presentava di essere un genitore sfortunato, mi presentava di essere un genitore che aveva un problema, e sinceramente poi con il tempo ho capito che non era vero questo, ma era vero che era frutto di una situazione che può capitare non solo a me, ma è capitata anche a tantissime altre persone. E se tu in questo aspetto vuoi cogliere quello che ti dice gli altri, non riesci a capire chi sei, perché ti è successo. Allora io lì ho colto che in quella situazione c'era un'opportunità di capire veramente cos'è l'amore verso un qualcosa che fa parte di te stesso. E quando dopo 32 anni, che la mia figlia ne ha 37, hanno scoperto sulla mappa del DNA, no? La mappa dei cromosomi, hanno scoperto che gli manca il cromosomo 14, loro dicono gli manca una zampetta. E se una donna se ne accorge oggi che c'è questo problema, viene aggiunta la zampetta e questa persona nasce come tutti noi. Allora io dico, se il destino ha fatto succedere questa cosa, e siccome mia figlia è felice stare in terra, giocare con le formiche, stare a giocare con i bicchierini dello yogurt che gli piace strapparli, perché devo cambiare il suo essere? Io la voglio senza la zampetta, la voglio così, perché lei sta bene, io sto bene, e lei è stata un punto d'incontro che il destino mi ha fatto avere per farmi capire cosa vuol dire avere una famiglia, avere sulle spalle una donna che ha tirato avanti la mia famiglia, perché la madre dei miei figli non è solo una persona stupenda perché io e lei ci amiamo, ci vogliamo bene, è una persona stupenda perché ha saputo in mia assenza crescere dei figli, facendo vedere sempre il padre come un punto di riferimento, e questo è un regalo grandissimo, non solo per me, ma anche per i miei figli, per tutti noi. Allora ti dico a te, se io avessi dovuto sempre guardare con gli occhi di allenatore i giocatori del Pescara, avrei dovuto venirmene a casa, perché non c'era possibilità di pensare che succedesse certe cose. Però la fortuna è stata che anche mio figlio Mattia, che lavora con me, mi ha ricordato qual era lo spirito perché noi facciamo questo lavoro, e perché come guardavo la Valentina avrei dovuto guardare i giocatori del Pescara. E da quel giorno che è successa questa cosa, i giocatori del Pescara piano piano si sono trasformati, e come dicevo, ora siamo un brutto anatroccolo, poi a maggio diventeremo un cigno bellissimo. Lo so che siamo ancora a dicembre e non siamo ancora realizzato nulla, ma io da una parte del mio cervello ho imparato a mettere sempre la soluzione B. Comunque vadano le cose, io so che il mondo del calcio mi lascerà solo, però io non sarò mai solo, proprio perché dietro di me c'è questa famiglia che è stupenda, che mi fa sentire felice, indipendentemente da qualsiasi risultato che otterrò. Anche se, lo ripeto, sono non convinto, straconvinto, che noi andremo in Serie B. Che io quando esprimo delle cose, dico delle cose, queste cose sono legate sempre a un fine, e questo fine, ora mi avete fatto l'esempio, con quali occhi io guardo i miei giocatori. Se ti dico che alla Valentina gli manca una zampetta per essere un'altra persona, che poi avendo la zampetta può darsi che oggi lei non ci fosse più, perché troverebbe una tristezza nel sentirsi dalla vita delle ingiustizie, sentirsi
non so, triste, sarebbe alienata e avrebbe potuto anche decidere di togliersi la vita, no? Perché ci è successo per tante persone che hanno la sua età, che non ci sono più, perché hanno visto che la vita è stata crudele. E io preferisco lei senza la zampetta, che mi rimane così. E io ti dico la stessa cosa, io non parlerò mai chi voglio di giocatori, perché io voglio la mia squadra senza la zampetta, perché senza la zampetta siamo primi, facendo 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e nelle 2 sconfitte sapete voi che siete sempre presenti cosa è successo. E quindi io non devo volere altro, non posso parlare di mercato, se parlo di mercato finisce la magia, finisce di essere dentro questa bolla, finisce, comunque finisce, non mi interessa, perché come ti ho detto io non sarò mai solo, posso essere abbandonato dal mondo del calcio, ma non sarò mai solo, perché fra me e la mia famiglia c'è questo filo conduttore che ci lega, che è legato proprio nel saper accettare quello che ci capita. Quindi io sono felice così. E c'è, mi permetto di insistere, questa consonanza col direttore e il presidente? Ma io non ci parlo neanche. Anzi, ti posso dire una cosa, che il direttore correttamente, l'altro giorno prima di andare a giocare la partita di Gubbio, il presidente è venuto a parlare alla squadra, che non parla mai, dicendo di non perdere certi equilibri che avevamo trovato con il mio lavoro, e diceva di continuare su questa strada. Il direttore si è permesso di dire, ora vedete, leggete sui giornali che il Pescara è interessato a Tizio, è interessato a Caio, ha detto io sono felice di voi, sono contento di voi, non ascoltate nessuno, quindi io ti posso ripetere quello che è accaduto, ma io non mi sono mai permesso di dire al direttore quella cosa lì. Io l'unica cosa, parlando col presidente, che mi diceva che mancavano due ruoli, come dal punto di vista numerico, di un centrocampista e di un terzino, questo ne abbiamo parlato perché mancano numericamente. Poi di attaccanti non abbiamo mai parlato. Questa è una cosa importante, l'attaccante è un messaggio sbagliato, perché l'attaccante è il messaggio di dire abbiamo preso il bomber, abbiamo preso quello che ci fa vincere, no, il Pescara vince le partite senza avere questa caratteristica di questo giocatore, però non ci interessa, non ci è mai servito, perché se tu metti uno che fa 13 gol, come è successo in altre squadre, che si ritrova ottavo, a cosa ti serve il bomber se poi sei ottavo? Allora cerchiamo di essere felici di quello che siamo, apprezziamo tutta questa passione, tutta questa dedizione, tutta questa sinergia che i giocatori del Pescara stanno mettendo per portare a cercare di fare un'impresa, perché di impresa bisogna parlare, che all'inizio nessuno ci avrebbe mai creduto che questa squadra avrebbe fatto questo cammino, no? E quindi noi rimaniamo dentro questa bolla, che c'è questa magia, che c'è questa voglia che qua, come ho sempre detto, nasce e può succedere. È successo con la Leone e può risuccedere ora, di trovare quella magia che ti fa vincere senza per sapere perché è capitato. Perché è anche bello non lo sapere, no? Avere sempre il dubbio. È per questo che la magia è bella, perché non sai il perché. Mister, a proposito degli attaccanti che lei ha in squadra, volevo chiedere, ma Ferraris, per la sua idea di gioco... Aspetta, mi sono dimenticato di spingere il pubblico. Dicevo, mister, per la sua idea di gioco, Ferraris lo vede più centravanti o più esterno d'attacco? Pescara che tu vedi ha tutte le caratteristiche per fare un qualcosa di straordinario. Non vincere la C, ma vincere anche la B. Abbiamo solo bisogno di continuare a nutrirci di sogni, e i sogni li nutri con tanto lavoro, e il lavoro vuol dire fare tanta fatica, e quando noi riusciremo a mettere la nostra fatica a servizio dei nostri sogni, stai tranquillo che i risultati ci saranno. Ready? Siamo? Posso? Sì, grazie.
Volevi dire qualcosa? No, volevo aggiungere una cosa alla domanda del collega sulle caratteristiche di Davide Merola, perché io Davide Merola, perché io ho notato una cosa: Davide ha fatto il gol in questa stagione, a parte il gol sul rigore, sempre molto vicino alla porta, mentre tipo con Pineto o con Gubbio, quando ha dovuto finalizzare una corsa, è arrivato e ha sbagliato una conclusione facile. Significa che ancora non è al 100% della condizione? No. Da come lo vede? Io penso che Merola stia molto bene. Merola deve solamente trovare l'autostima in se stesso, di non stare a farsi tante seghe mentali, come dire, giocare il 4-3-3 con Zeman, sono più vicino alla porta. Lui non deve fare questi discorsi, perché poi l'anno scorso quanti gol ha fatto? 17. E come è arrivato a Pescara? Sesto. Quindi serve avere 17 gol di Merola per essere sesto, settimo, o avere magari 7-8 gol e essere primo? 4 di Merola. Per ora, alla fine può fare altri 4, no? Quindi non dico farne 20, ma se ne fa 7-8 e rimaniamo primi, dove è il problema? Il problema è lavorare per la squadra, essere al servizio della squadra.